Allora, di fronte alla scrittura di Vito l'Oscurato, che credo di avere un po' letto, credo di aver letto un po' tutte le opere del preside, non per sicuramente piaggeria, ma perché letto un libro una volta, tra l'altro con i ragazzi, La Magara, per i tipi della Sellerio, mi piacque tanto il modo di scrivere, tra l'altro di cose in fondo astruse, di un processo di stregoneria del Cinquecento, ma forse perché mi ricordava anche certa prosa proprio sciasciana, mi piacque proprio quella prosa, quelle parole così forti, quella scrittura così fotogrammatica, capace di riattivare l'attenzione anche di fronte appunto a certi passaggi astrusi, essendo proprio un romanzo storico, per cui mi proprio avvinse quest'ampia tavolozza della scrittura di Vito l'Oscurato, dove tutti i colori dell'iride, tutte le sfumature ci sono, questa tastiera amplissima della sua scrittura, capace veramente di far risuonare tutte le sonorità, dai suoni più gravi a quelli più acuti. Per cui mi intrigai nella lettura, per esempio, delle porte di Cammico Soprano. Mi ricordo che c'era una esposizione di quelle solite che abbiamo, di quelle fiere importanti che abbiamo a Palermo, la Marina dei Libri, e appunto il preside forse presentava qualche libro. Io volli comprare appunto Barcellona, le porte di Cammico, perché appunto avevo letto La Magara e mi era piaciuta, e così mi imbattei in questo proprio caleidoscopio di situazioni umane che sono le porte di Cammico Soprano, e devo dire che la vita in quest'opera, come in genere nelle opere del preside, c'è veramente tutta.